Ciao ragazze, allora avrete capito dal titolo di questo video che questo non è un video sui prodotti di cui non posso fare a meno, ma in questo video vi dirò i prodotti di cui possiamo assolutamente fare a meno, quindi prodotti che non sono indispensabili, quindi se vogliamo risparmiare possiamo benissimo sostituire questi prodotti con degli altri altrettanto, se riesco a parlare, altrettanto utili ed efficaci. Quindi iniziamo subito, questo intro era molto professional a parte l'impaperamento. Quindi primo prodotto di cui voglio parlare, i miei capelli come al solito non stanno come dovrebbero stare, certamente appena premo rec, tac, che qualcosa succede. Comunque questo è il primo prodotto assolutamente sostituibile, cioè il tonico. Ragazze, saranno almeno tipo 7 anni che io non utilizzo tonici e comunque i miei pori non sono assolutamente dilatati, non ho, certo che ho anche io i miei punti neri, non posso star qua a dirvi, io non ho punti neri, certo che ho i punti neri e anche i brufoli, però non uso assolutamente il tonico e i miei pori vi assicuro che non sono affatto dilatati. Perché? Perché il tonico sostanzialmente appunto serve, una volta che avete rimosso completamente il trucco con il latte detergente o con qualsiasi cosa voi utilizzate, il tonico serve a pulire l'ultimo strato tra virgolette e a chiudere i pori, facendo in modo che lo sporco non entri nei pori già dilatati, eccetera eccetera eccetera. Quindi se vi struccate con l'acqua tiepida, il tonico appunto aiuta proprio a richiudere i pori e far sì che rimangano chiusi e non assorbano le schifezze varie. Mi direte, quindi cosa usi tu al posto del tonico? Come fai a non utilizzare il tonico? Perché il tuo tonico è ancora inutilizzato e non lo usi affatto? Cosa utilizzo? La cosa più semplice in questo mondo, dell'acqua fredda. L'acqua fredda fa la stessa identica cosa del tonico, va a chiudervi i pori, appunto è fredda non costa, insomma, quindi vi basta quella del rubinetto. L'unica differenza è che spesso i tonici sono magari profumati, quello all'acqua di rose e quello all'olio essenziale di, che ne so, di gelsomino misto a menta delle Alpi, non lo so. L'unica cosa che cambia è questa sostanzialmente, e potete naturalmente farvi il vostro tonico in casa, vi prendete una bottiglietta vuota qualsiasi oppure una bacinella, insomma, ci mettete dell'acqua fredda e poi aggiungete degli oli essenziali al profumo che volete voi e qui e questo è quanto, avete creato il vostro tonico in casa, economico, facile, semplice e appunto pronto veramente in un minuto. Potete usarlo così splashandovi la faccia, io faccio così semplicemente, proprio veramente con dell'acqua fredda, così me la butto sul viso e vi garantisco che è la stessa identica cosa, oppure appunto fate una cosa un po' più figa e lo mettete in una bottiglietta come quella che vi ho fatto vedere adesso, insomma una bottiglietta simile vuota, e poi insomma lo spruzzate, così lo vaporizzate, per usare un termine ancora più professional, sul viso. E questo è quanto. Poi tutti questi prodotti che vedete qui sono spazzolino da denti, quello semplice, vecchio e classico che noi tutti abbiamo a casa e troviamo insomma ovunque. Poi sbiancamento dentale con gel, con perossido di idrogeno, che cosa c'è, insomma, sì, non lo so, comunque, con sbiancamento, siringa con sbiancamento, tutte le varie mascherine eccetera eccetera. Filo interdentale, questo è il filo interdentale. Tutto questo è super super sostituibile e vi garantisco, perché se notate i miei denti bianchi è perché sto usando un nuovo prodotto ultimamente di cui dovevo parlarvi, quindi approfitto in questo video, e quindi tutti questi prodotti posso buttarli, non li butto adesso, ma sicuramente vado a buttare giù qualche smalto, però sono assolutamente sostituibili con questo, che è uno spazzolino nuovissimo. Mi rendo conto, non sembra nemmeno uno spazzolino, uno spazzolino di ultimissima generazione. Si carica con questa, che è una presa USB, praticamente io l'attacco anche alla presa o l'adattatore, coso. È stranissimo veramente, ma è appunto uno spazzolino di ultima generazione. Lo vedete che è molto molto particolare. Fatto in silicone, super super igienico, e molto molto più igienico rispetto ai normali classici spazzolini che siamo abituati ad usare. Appunto, se notate i miei denti bianchi, è perché ho iniziato ad usare da un po' ormai, e non sono 2 giorni ma sarà tipo un mese e mezzo che ho iniziato ad utilizzare questo prodotto, e appunto non avete bisogno nemmeno del filo interdentale, perché vi garantisco che queste setole vi entrano tranquillamente tra i denti e puliscono perfettamente.
Altra cosa che ho qui, c'è anche la testina che sarebbe appunto un pulisci-lingua. Voi se lo sapete, io utilizzo sempre due spazzolini, ve ne ho parlato tempo fa, io utilizzo sempre due spazzolini, uno per i denti, l'altro per la lingua. Adesso ho appunto semplicemente la testina intercambiabile ed è una figata perché questo vi dice praticamente quando dovete cambiare lato dei denti, perché vi fa appunto, ve lo segnala lui con il movimento e potete anche regolare. Questa è una cosa che amo perché il mio vecchio spazzolino elettrico non aveva questo problema. I dentisti mi dicevano sempre che andavo troppo forte sui denti perché io mi scartavetro letteralmente i denti per averli bianchi. Questo mi piace perché si può regolare l'intensità, quindi io la metto al minimo per stare sicura, perché vanno sgridata veramente i dentisti, la metto al minimo e lì sono tranquilla, sono sicura che non va a rovinarmi lo smalto dei denti, ed è delicato insomma sia sulle gengive che sui denti, quindi sono innamorata di questo prodotto. Si chiama Foreo, e quindi sì, insomma, va a sostituire tutta una serie di prodotti che prima utilizzavo. Secondo prodotto assolutamente sostituibile è questo, è lo scrub labbra. Allora, certo che portarsi dietro questo prodotto, comprare questo prodotto è facile, semplice. Questo è di Kiko e tra l'altro mi piace molto come scrub labbra, me l'hanno inviato, ha un buonissimo profumo ed funziona perfettamente. Allora, il fatto è che naturalmente è comodissimo comprarlo e averlo, così ve lo prendete, tac, dalla profumeria, prendete in profumeria, tac, lo buttate in borsetta, lo mettete nel beauty case e il gioco è fatto. Questa è la cosa più semplice al mondo. Ma se volete risparmiare e volete avere un altrettanto scrub labbra, altrettanto funzionale, insomma altrettanto efficace, potete crearlo tranquillamente voi, come direte voi. Allora, uno, si può usare uno spazzolino da denti semplicissimamente, non premendo troppo, altrimenti vi scartavetrate le labbra, però basta passarlo sulle labbra e così è quanto. Io a volte uso anche delle salviette, quelle, avete presente le salviette che hanno tipo dei pallini su, vabbè, non lo so. Quindi, ma non era questo quello che volevo dirvi. La cosa che potete utilizzare per creare il vostro scrub labbra a casa è veramente semplicissimo, vi bastano un paio di cucchiaini. Io ho questo coso gigantesco, ma vi bastano due cucchiaini di miele, li mettete in un piccolo contenitore, veramente due cucchiaini, tre cucchiaini di miele e poi dello zucchero. Eccola qua, la zuccheriera, non lo so come si chiama, semplicissimo, zucchero bianco. Voilà, e mescolate questo composto, quindi miele e zucchero, e basta, e avete il vostro scrub labbra fatto in casa, anche questo in un minuto, veramente nemmeno, tipo 30 secondi, e avete il vostro scrub labbra fatto in casa. Anche qui, se volete il profumo di, non lo so, di gelsomino siberiano dell'inverno di 36 anni fa, non lo so, aggiungete del profumo, nel senso degli oli essenziali, mi raccomando, che si possono usare per queste cose, ma non è assolutamente obbligatorio, necessario. Altro prodotto di cui voglio parlarvi, ok, probabilmente si siete stufe, stanche, vi giuro, di vedermi menzionare questo prodotto, ma per me è stata una rivelazione. Allora, se prima usavo pennello piatto da fondotinta, pennello piatto, così, cioè due pennelli piatti diversi, uno lo utilizzavo con alcuni tipi di fondotinta, magari quelli in crema, cioè questo, un altro lo utilizzavo con i fondotinta liquidi, cioè questo, poi c'erano le varie spugne, quelle fatte piatte, che andavo ad utilizzare magari con alcuni tipi di fondotinta compatti, eccetera eccetera, oppure in polvere, eccetera eccetera eccetera. Altra cosa, pennello da correttore, che andavo ad utilizzare solo nelle zone appunto dove applicavo il correttore, naturalmente ci arrivavate, immagino. Cos'è che ha sostituito tutti questi pennelli? Lo sapete, scrivetelo nei commenti, se mi seguite lo sapete sicuramente, se non lo sapete, mannaggia voi, non avete visto i miei video scorsi. Comunque, è questo. Questo è, sì, l'ho decapitata, mi rendo conto, me ne serve una nuova, è decapitata. Però questa è la Beauty Blender, è una spugnetta a forma di ovetto che va inumidita, e io da quando ho scoperto questo prodotto non ho mai più usato un pennello né da fondotinta né da correttore né un'altra spugnetta né nulla, perché uso solo questo, mi va ad applicare correttore, fondotinta alla perfezione, non si vede quando lo indosso, nemmeno da vicino. Insomma, io amo la Beauty Blender, veramente, cioè praticamente diventerò una Beauty Blender, ma veramente la amo. Altro prodotto che ha sostituito, cioè stavo unendo assolutamente sostituibile in assostituibile, un altro prodotto assolutamente sostituibile è lui, è il piegaciglia, prodotto di cui vi ho parlato per anni. Non mi rendevo conto che in realtà c'è un metodo semplicissimo per da utilizzare con un prodotto che tutte noi abbiamo in casa, lo vedrete, ed è appunto assolutamente sostituibile.
piegaciglia, lo sapete, inserite la ciglia, sembra un attrezzo da tipo medievale, da tortura estrema, ma in realtà basta inserirci le ciglia superiori naturalmente e premendo vado ad incurvarlo. Con cosa è sostituibile questo prodotto? Voi mi chiederete, assolutamente pazzesco, un cucchiaino. Ecco, sono sicura che tutte voi avrete un cucchiaino in casa. Ebbene, se avete un cucchiaino non vi serve il piegaciglia, vi basta praticamente. Allora, io ho provato questa tecnica e va scaldato prima, è meglio se è scaldato, ma vi dico tiepido, quindi lo scaldate proprio velocemente, magari sul fornello e basta, cioè deve essere tiepido, non bollente, vi prego non bruciatevi, perché poi date la colpa a me nei commenti, no, appena a malapena tiepido, e poi voi praticamente lo applicate così e lo tenete premuto sulle ciglia, partendo dalla base, salendo sempre di più. Ho notato che questa tecnica è quella più efficace, partendo dalla base, salendo sempre di più, e voilà, le ciglia si piegano senza bisogno del piegaciglia. Naturalmente qui non c'è la gommina che protegge come sul piegaciglia, quindi non forzate troppo. Se con il piegaciglia potete andare a premere tranquillamente, io l'ho sempre fatto, con questo state un pochino più attente, perché non dovete spezzarle. Quindi leggero il movimento, ma appunto questo è lo stesso identico effetto che vi fa il piegaciglia, ve lo garantisco, è tutto il più, cioè è oltre a questo il piegaciglia, cioè il cucchiaino non sembra un attrezzo di tortura. Quindi ragazzi e ragazze, soprattutto ragazze, immagino, se c'è un ragazzo mi scriva nei commenti, che magari non si sa mai, so che alcuni ci sono, li saluto, siete minoranza, ciao anche ai ragazzi. Quindi questo per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto, vi sia stato utile questo video. Se ci sono altri prodotti sostituibili, magari vorreste che li inserite nel prossimo video, se vi piace fare una rubrica su questo tipo di video, scrivetemi anche questo nei commenti, scrivetemi soprattutto se avete già usato una delle tecniche che io vi ho illustrato, oggi parliamo molto professional, se conoscete già o avete già utilizzato una delle tecniche che vi ho illustrato in questo video, e, appunto, scrivetemi e niente, basta, bacio, ciao!